parlare, per cui abbiamo pensato di fare prima questo momento insieme a lui, perché poi lo lasciamo libero e proseguiamo. Immenso gorgoglia a Fontana, cannollo d'acqua quanto un filo Iina, e lontananza fino alla campana e brilla il riggio e tutta Messina. Rifletto in un momento sopra a vita, tanto che a luna lo cielo si innaga, e come ragno le muschete. Chitarri e formaggio, mercurino, l'amore di Eroica e Amano, l'amore di Eroica e di farla in corrispondenza della, di questo di questa celebrazione a livello internazionale del turismo responsabile, del turismo sostenibile. Abbiamo detto, invece che fare un convegno, perché non ci vediamo, stiamo insieme, andiamo a scoprire qualche angolo bello della nostra terra. Io credo, voi sapete che Goelle è impegnato su questa idea, su questa battaglia di riscatto, di cambiamento del nostro territorio e della Calabria. E sapete che uno dei pezzi di Goelle è i viaggi del Goelle, perché noi siamo convinti che un altro il turismo su cui deve svilupparsi la Calabria. Noi non dobbiamo andare a scimmiottare Rimini, non dobbiamo andare a scimmiottare turismi che non ci appartengono, nemmeno culturalmente. Noi dobbiamo puntare su una cosa che si chiama turismo responsabile. Il turismo responsabile, lo dice la parola stessa, è aperto a quelle persone, non turisti, ma viaggiatori, che in qualche modo vogliono farsi responsabili del territorio che visitano, che conoscono. È un territorio che è un tipo di turismo che porta sul territorio gente con cui poi vale la pena continuare ad avere un rapporto, continuare ad avere un legame. E spesso e volentieri la gente che passa dai pacchetti dei viaggi del Goelle, che viene da tutte le parti d'Italia, diventa un punto di riferimento per la nostra terra. Nascono legami, nascono collegamenti, ed è questo il turismo che noi vogliamo. Dall'altro lato, il turismo responsabile ha una grande funzione. Vedete, noi calabresi abbiamo un problema serio con la nostra identità. Spesso e volentieri ci portiamo dietro una sorta di senso di inferiorità sociale che non ha motivo di esistere. Allora che cosa accade con il turismo responsabile? Accade che vengono persone che guardano con occhi diversi quello che noi, presi da questa sorta di senso di inferiorità sociale, abbiamo sottovalutato. E io ho visto molte volte i nostri gruppi andare in giro con Michele, con Patrizia, con i viaggi del Goel, e dire: ma qui è meraviglioso, ma questo è bellissimo, ma questa gente è straordinaria. E era interessante vedere il volto delle persone che si sentivano dire queste cose. Cioè, il volto era un po' così: ma davvero? Ma è così? Ma è proprio così?
Cioè noi visti con gli occhi degli altri appariamo molto più di quello che noi visti con i nostri stessi occhi. Allora il turismo responsabile è una sorta, consentitemi questa espressione, di psicoterapia sociale. Cioè ci fa vedere quanto realmente valiamo, ci fa vedere quanto vale il nostro territorio. E questa cosa è fondamentale. Se noi vogliamo cambiare la Calabria, dobbiamo innanzitutto amarla. E se noi vogliamo amarla, dobbiamo innanzitutto conoscerla. Ci sono... è come con le persone. Come fate a una persona di dirgli di cambiare se prima questa persona non si sente amata da voi? Prima di tutto si deve sentirsi amata e poi magari forse si lascerà cambiare. E come fa a sentirsi amata se noi neanche la ascoltiamo? Se quando ci racconta le sue cose neanche la stiamo a sentire? La stessa identica cosa è col nostro popolo, col nostro territorio. Quindi come si fa ad ascoltare un popolo e ad ascoltare un territorio? Facendo le cose che facciamo oggi con Arturo Rocca e con i viaggi del Goel, andando a conoscerlo, andando a scoprire delle cose meravigliose che ci sono nella nostra terra e che molti di noi non conoscono. Noi spesso andiamo dietro a cose che ci sono nel resto d'Italia. C'è un verso di un salmo che a me è sempre colpito tanto, dice che noi dobbiamo bere al nostro pozzo. Allora noi dobbiamo imparare innanzitutto a conoscere quanto di bello c'è nel nostro territorio. Abbiamo, do un annuncio esclusivo Arturo, abbiamo deciso con la diocesi e con il progetto Policoro della diocesi di lanciare un progetto nel territorio. Ve lo dico in anteprima assoluta, non l'abbiamo ancora detto a nessuno, spero che i giornalisti non si mettano a dirlo anzitempo. Sicuro? Sta registrando. Vabbè, non importa, lo chiameremo progetto Pregiati. Ah, ok, questa progetto parola dice Pregiati. Tutto, dottore. Dice tutto. Perché andremo a scovare nel territorio della Locride tutte le iniziative speciali, le cose belle che si stanno facendo e poi le faremo vedere a tutti in modo tale che tutti si preghino, perché è un verbo bellissimo pregare, ce l'abbiamo solo in dialetto. In italiano lo potremmo tradurre con compiacersi, ma non dà la stessa idea. Ed è una cosa bella perché tu ti compiaci di qualcosa che è fuori da te. Ti compiaci di questo territorio, ti compiaci di un'iniziativa bella che nasce nel tuo paese invece di sparlarci addosso. Ti compiaci di tutte le iniziative che in qualche modo vanno avanti, anche se tu non sei dentro, anche se tu non ci partecipi. E le aiuti lo stesso, anche se non fanno parte del tuo giro. Però ti appartengono, bravissima. Quindi il progetto Pregiati è così. Quindi iniziamo oggi e iniziamo a pregarci di queste cose bellissime, incantevoli, che non ci sono da nessun'altra parte in Italia. Godiamo della nostra terra, amiamola pregiudizialmente e poi se serve la bacchettiamo pure, ma dopo aver fatto questo. Grazie. Dopo averla amata. Io non la voglio fare lunga perché grosso modo il significato è stato, anche perché abbiamo detto non facciamo convegni, quindi vi volevo solo dare qualche istruzione per l'uso e dirvi anche contestualizzare il posto dove ci troviamo. Questo, anzitutto vi dico una cosa, qui viene smentito un luogo comune sugli operai di Calabria Verde. Questo è un posto dove gli operai di Calabria Verde, vedete come lo tengono e vedrete più avanti, non solo, gli operai di Calabria Verde che lavorano in questo cantiere ripuliscono i sentieri e qui c'è un sentiero, noi ne faremo solo un tratto per la verità ed è il tratto più agevole, vi è uno dei sentieri che è stato classificato non da me ma da un tour operator straniero il numero uno della montagna. Perché, ve lo spiegherò più avanti, le varie peculiarità di questo posto. Però
La cosa bella è che noi abbiamo a due passi dall'abitato, se tenete conto siamo a due passi da Gerace e a due passi anche dalla Marina, abbiamo un polmone verde di tale portata e credo che io... Questo, speravo che ci fosse il sindaco, il sindaco di Gerace mi aveva detto che sarebbe venuto, perché io volevo lanciare l'idea che si facessero carico gli enti di creare qui un parco naturale e un parco avventura, perché ci sono tutte le caratteristiche perché questo possa avvenire e poi vi dirò più avanti perché. Allora, l'escursionismo noi l'abbiamo chiamato in maniera pretenziosa trekking su Monte Campanaro. Oggi sarà una passeggiata, una piacevole passeggiata, anche perché ci sono tante persone che non hanno mai fatto escursionismo. Una sola cosa vi dico però, camminare non vuol dire essere camminatori, perché è una cosa diversa. Il camminatore è uno che sa dove mette i piedi e dove non sa si informa. Cioè significa gustare i propri passi, che è una cosa importante, perché spesso noi non siamo più abituati a guardarci intorno e a guardarci intorno con l'occhio giusto. Io vi dico solo che questa montagna, che poi non è una montagna perché è una collina, Monte Campanaro c'è a 474 metri di altitudine, però ha una caratteristica, siamo in alta collina dove ci sono i caratteri fisici della montagna, perché voi vedrete anche la vegetazione, è una vegetazione tipicamente montana. Allora, noi siamo dei volontari e non siamo dei professionisti, tutto ciò che è stato allestito in maniera del tutto spontanea dalle persone che avete visto, e il mio amico Gianni, che prima vi voleva salutare e voleva parlare, è partito da Samo stamattina alle 5 per essere qui, perché siamo venuti subito per accendere il fuoco per cucinare. Poi ve lo farò conoscere perché è un monumento dell'Aspromonte. Abbiamo il servizio dei bagni e vedrete che c'è un cartello che ve lo indica, qui c'è un solo bagno unisex e ci dobbiamo accontentare di questo. Poi qualche informazione sul percorso. Il percorso è nel primo tratto è un po' in salita, però è un percorso abbastanza agevole. Il primo tratto sarà asfaltato e poi ci saranno dei tratti di sterrata. Noi decideremo a un certo punto quando vogliamo tornare indietro, in maniera tale da non stancare le persone, e soprattutto per quanto riguarda il pranzo. Vi do un'informazione per quanto riguarda il pranzo. Voi avete ricevuto un blocchetto dei ticket con dei colori che identificano le pietanze che vengono distribuite. Potete fare a meno di prendere tutti insieme, perché abbiamo evitato i vassoi perché non erano compostabili. Abbiamo preso tutto materiale che è perfettamente compostabile, perché anche questo è un segno di sostenibilità. Certo. Voi sapete che la plastica è uno dei problemi più grandi a livello mondiale per quanto riguarda l'inquinamento, per cui abbiamo deciso di non utilizzare materiale, e poi soprattutto tutto ciò che gusterete è tutta roba biologica. Io vi prego solo di una cosa: gustatevi questa giornata e non pensate a qualche difetto di organizzazione, perché ce ne saranno probabilmente, ci può essere qualche disguido, però sappiate che noi lo facciamo con tutto il cuore, perché ci riteniamo dei facilitatori della lettura del territorio, e questo noi siamo in condizioni di portarvi in giro e farvi vedere, farvi ammirare le cose belle che spesso passando in macchina non si vedono. Per cui vi auguro una buona giornata. Grazie. Faremo naturalmente delle soste, lo sapete che faremo delle soste con qualche lettura, e non abbiamo più il nostro poeta che ci doveva... Saremo accompagnati invece dal suono della zampogna, del tamburello e dell'organetto.
qui facciamo la prima sosta perché da qui abbiamo una visuale su una parte del territorio e io voglio anche spiegarvi dove siamo e anche darvi qualche indicazione su quelle che sono le caratteristiche di questo territorio. Un attimo di pazienza che ci sono gli altri che stanno arrivando e non è giusto sacrificare. Io vi prego di guardarvi intorno, a cominciare da sinistra, vedete che c'è una montagna, quello si chiama Monte San Iejunio e i locali lo chiamano Settina perché pretendono che questa montagna abbia 700 metri d'altitudine, ma è una pretesa perché in effetti questa montagna ha solo 648 metri di altitudine. Però più che sull'altitudine vi prego di soffermarvi sul nome di questa montagna, si chiama San Iejunio perché incastonata in questa montagna c'è una grotta dove un monaco bizantino intorno all'anno 1000 è vissuto in eremitaggio e ha vissuto tutta la vita qui in eremitaggio. San Iejunio, c'è ancora la grotta che si può ammirare, in un'altra occasione possiamo fare, perché c'è un bellissimo percorso, l'anello di Monte San Iejunio, e potrete vedere un'altra parte di questo territorio che non conoscete. Poi a scendere vedete che abbiamo praticamente una visuale quasi fino a Punta Stilo, abbiamo la costa ionica, ma quello che più è bello vedere da questa angolazione è Gerace vista da un'angolazione che diversamente è difficile vedere. Vedete Gerace con la sua roccaforte, il suo castello che attualmente non è agibile. E poi vi devo dire anche un'altra cosa: alla base di quei pini c'è un bellissimo sentiero che si può percorrere e risalire in città attraverso una strada che è stata scalpellata nella roccia. E questa è un'altra di quelle possibili passeggiate che si possono fare perché è veramente straordinaria. Io a questo punto voglio lasciare un attimo la parola a Beatrice che a questo proposito vi legge un piccolo passo di uno scrittore geracese che si chiamava Paolo Cinanni. Era nato a Gerace nel 1916, è morto a Roma nel 1988, è stato allievo di Cesare Pavese ed è stato un allievo talmente bravo che Cesare Pavese gli fece una dedica in cui scrisse: ieri allievo, oggi maestro. È stato questo l'ambiente semplice e quasi pagano della mia infanzia. Questa la gente che mi ha visto nascere e mi ha voluto bene. In quella nobile Gerace, alta sul Mar Ionio, l'enorme sperone roccioso che da Punta Stilo a Capo Spartivento sovrasta le variopinte vallate e degrada in un grande piano inclinato a quasi 500 metri sul mare. In uno scenario di panorami diversi e tutti incantevoli e per noi che vi siamo nati indimenticabili. Grazie, buona passeggiata. Facciamo un'altra sosta, un attimo di attenzione perché qui abbiamo una finestra su un lago. Allora, se usate, io ho avuto uno dei miei maestri, a parte una professoressa che si nasconde in mezzo a voi, che è stata mia professoressa di liceo, io ho avuto un maestro che mi ha veramente introdotto soprattutto al discorso ambientale, che è stato il compianto professore Domenico Raso di Cittanova, è stato un ispettore della pubblica istruzione, e lui mi ha detto che per leggere la realtà
non bisogna solo utilizzare gli strumenti scientifici, ma bisogna utilizzare anche l'immaginazione, attenzione, non la fantasia, l'immaginazione. Allora, io vi faccio vedere questo scenario. Questo è uno scenario che se fossimo stati qui migliaia di anni fa avremmo visto un enorme lago, e questo era uno dei punti di deflusso di questo lago. E adesso questo lago veniva alimentato da tre fiumare. Vedete a sinistra la fiumara Grottelle, quella incisione che c'è, che Stefano Ardito nella sua opera Andar per sentieri descrive come uno dei più bei percorsi naturalistici di tutta Italia. La fiumara Grottelle, la fiumara San Paolo e il vallone Manganaria, che non vedete perché viene qui dalla sinistra. E come vedete tutta la parte bassa è ricoperta da argille, ed erano le argille che foderavano questo lago. Io mi sono fermato qui perché volevo farvi vedere anche questa corona di montagne che noi abbiamo, perché dovete sapere che questo tratto della Locride è incorniciato da Monte Mutolo, che abbiamo dall'altra parte, da qui non lo vediamo, da Monte Mutolo, che è una montagna formata di calcare, un calcare del Giurassico, parliamo di 120 milioni di anni fa. E poi dall'altra parte, e lo vedrete dopo, abbiamo Monte San Pietro, che noi chiamiamo Monte Trepizzi. Monte Trepizzi si chiama Monte San Pietro perché dovete sapere che proprio sulla sommità di questa montagna esiste una chiesetta bizantina che era dedicata a San Pietro e Paolo, tant'è vero che fino agli anni 50 si andava a piedi per la novena, perché questa chiesetta adesso purtroppo è quasi diruta. Però volevo farvi notare un'altra cosa: qui siamo in un posto dove non vediamo pini, spero, no, qualche pino lo vediamo. Qualcuno sì. Perché dovete sapere che questa è una zona che era vocata alla sughera, tant'è vero che alla fine di questo percorso, che voi non vedrete naturalmente perché non la faremo tutto, c'è una sughera che è stimata abbia un'età tra i 5 e i 600 anni. Un vero monumento vegetale che è inserita in un percorso di trekking e che non conoscevano neanche i forestali che lavorano qui. Ed è veramente una cosa straordinaria. Allora, avete visto che ci sono anche delle piante da sughero dove è stata estratta una parte di corteccia. Il sughero altrove è una grande risorsa, qui da noi invece la gestiamo un po' così, alla carlona, si viene giusto per cavare qualche poco, per fare la capannina del presepe, oppure per fare altre cose. Però dovete sapere che poteva essere una risorsa. Io perché ho detto non vediamo pini, e avrei voluto che non ne vedeste. E avrei voluto che non ne vedeste. Vabbè, chiesto una... Perché nella nostra, purtroppo, dopo l'alluvione del 51 e del 52, Per un malinteso senso della storia, hanno fatto una grande piantagione di pini, che sono pini tra l'altro che non facevano parte neanche della nostra tradizione, perché noi abbiamo un pino che è endemico della nostra terra, che è il pino Laricio, e che, di cui alcuni esemplari belli, esemplari si trovano in alta montagna, e oppure se qualcuno di voi è mai andato a vedere la riserva dei giganti di Fallistro. I giganti di Fallistro sono dei pini che hanno un'altezza tra i 40 e i 50 metri e 2 metri di diametro, non di circonferenza. Sono delle cose straordinarie. Questo era un pino che era endemico della nostra terra. Purtroppo, quando sono arrivati i romani, l'hanno completamente divelti questi boschi, perché il pino Laricio è una pianta che andava bene per fare tavolame per le navi. Tra l'altro, dal pino Laricio si estraeva anche la pece, che veniva utilizzata per impermeabilizzare le fessure delle tavole delle navi. Comunque, questi pini che sono stati piantati sono pini che negli Stati Uniti hanno finito di piantare quando non si facevano più gli alberi dei velieri. Per cui loro li hanno dismessi 50 anni prima, noi li abbiamo piantati per rimboschire i nostri. Tra l'altro, il pino strobo, si chiama così questo, il pino strobo è un pino che ci ha portato piano piano dalla Francia, ci ha portato la processionaria, tant'è vero che noi abbiamo i nostri boschi di pino che sono infestati di processionaria. Adesso
Io dico che bisognerebbe avere coraggio e fare un'operazione di restauro ambientale con il taglio di questi pini e tornare a rimboschire i nostri boschi con quelle che sono le piante tipiche del nostro territorio. Ad esempio, questa è una zona vocata a sughera, piantiamo tutte sughere. Poi ci sono delle altre zone che sono vocate al leccio, tra l'altro il leccio è una delle piante. Voi sapete che il leccio e la sughera sono due querce che, a differenza delle altre querce, non hanno la foglia palmata ma hanno la foglia lanceolata, perché le querce normalmente hanno una foglia palmata, invece la sughera e il leccio hanno una foglia lanceolata. E poi lungo il percorso ci fermeremo perché vi faccio vedere altre piante tipiche soprattutto del nostro sottobosco. A questo punto però vorrei che Beatrice, senza che salga sulla... No, anche no. Lassù non ci salgo. Ci fa sentire il passo di un ambientalista dell'ultima ora. Sì, dell'ultima ora proprio. Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia delle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Pertanto non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni, occorre rendersi conto che quello che c'è bisogno è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l'umanità che verrà dopo di noi. Papa Francesco. Questo posto è uno degli affacci che ci consente di dare una lettura di un'altra parte del territorio. Vedete che abbiamo sempre, da qui vediamo l'Amba di Gerace, come giustamente diceva la mia professoressa di liceo, l'Amba di Gerace la vediamo qui nel suo sviluppo, nella sua lunghezza. Voi sapete che Gerace, come Santa Severina, sono accomunati da questa forma, tant'è vero che sembra che siano due navi. E allora, perché ci siamo fermati qui per leggere un po' il territorio che abbiamo davanti. Voi vedete che si vede Gerace e vi faccio, se riuscite a vedere, a un certo punto c'è come un taglio nella parete rocciosa ed è questa strada che vi dicevo io che portava dal centro di Gerace, portava verso i campi, perché dovete sapere che questa zona è la zona dove era il granaio di Gerace, tutta questa parte pianeggiante, un po' in declive, però si poteva coltivare il grano. E quella strada che scende dalla zona della cattedrale di Gerace intercettava una strada che veniva dal borgo e che portava verso la montagna, tant'è vero che c'è proprio un sentiero che parte dal borgo di Gerace. Stiamo parlando di Gerace, ma inizialmente questa strada partiva da Locri e esattamente si collegava a una strada romana che si biforcava dal dromo locrese e a un certo punto in zona Canneti prendeva il nome di strada comunale Scopatavole, tant'è vero che questa strada continuava, andava avanti, dopodiché si innestava nel borgo di Gerace, faceva tutta la via della Sederia, questa zona si chiama Sederia, usciva a San Filippo e da San Filippo andava avanti e si inerticava verso Monte San Giugno.
dove c'è una bellissima porzella scalpellata nella roccia dove questa strada passava e poi successivamente ci hanno fatto passare un tubo dell'acquedotto e questa strada portava in montagna. Adesso io vi prego di guardare una cosa. Io lì vi ho detto che se fossimo venuti qui qualche migliaio di anni fa ci saremmo trovati di fronte a un lago. Qui invece io vi do un altro tipo di lettura. Vedete la fiumara? Se fossimo venuti qui qualche migliaio di anni fa avremmo visto un fiordo. Avete idea i fiordi norvegesi? Che adesso? Allora, le fiumare, le nostre fiumare sono stati dei fiordi fino a un certo punto perché è formato da rocce che sono facilmente degradabili. C'è un grande precipitare di massi e le fiumare piano piano si sono riempite, tant'è vero che negli anni 60 addirittura a Novi c'era una zona, non so se voi, si chiamava Laganuso, perché c'era un lago di acqua salmastra, in quanto l'acqua della fiumara faceva argine attraverso il deflusso. Cioè non riusciva a defluire perché il mare riusciva a fare una barriera ed entrava dentro e si creava un lago di acqua salmastra. Sono posti che sono stati bonificati negli anni 30 e immaginatevi se questo solco che voi vedete l'avreste visto pieno di acqua, ma adesso l'acqua c'è anche se non si vede perché cammina sotto i ciottoli, tant'è vero che quando si fa il bagno proprio in prossimità delle foci noi sentiamo l'acqua fredda che viene dal basso perché è il deflusso dell'acqua che passa sotto i ciottoli. Allora, questo è un posto che ha anche un'importanza storica molto, che ha una grande valenza storica. Da qui non lo vedete, ma se vi affacciate un pochino più avanti c'è un cucuzzolo di roccia. Dietro quel cucuzzolo di roccia c'è una grotta che è chiamata la Grotta del Romano. Ma in effetti che cosa è stato trovato in questa grotta? È stato trovato un elmo del III secolo avanti Cristo, un elmo italico del III secolo avanti Cristo. Per cui noi abbiamo qui i segni di una frequentazione, ma non solo qui perché ce l'abbiamo un po' in tutta la zona. Prima vi ho parlato del monaco bizantino che ha abitato San Giulio, ma abbiamo tutta un'altra zona nel comune di Canodo dove ci sono altre grotte di arenaria che sono state abitate. Addirittura in quella zona c'è una bellissima grotta a 2 piani, che è un vero e proprio monumento. Purtroppo noi non li abbiamo valorizzati e non abbiamo creato un percorso soprattutto per noi stessi, perché guardate, noi spesso ci parliamo di turismo. Noi vogliamo attrarre tutti questi turisti che vengono a consumare bottigliette di acqua e poi le buttano per la strada. Invece noi dobbiamo pensare a un turismo fatto per noi stessi, perché noi dobbiamo avere, se conosciamo la nostra terra ne siamo orgogliosi e noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra terra, perché guardate, l'isolamento a cui noi siamo stati sottoposti può essere una carta vincente per il nostro futuro, cioè noi possiamo costruire il nostro futuro attraverso questa bellezza che siamo riusciti a conservare. I guasti sono stati fatti, ma sono stati fatti soprattutto nelle marine. E se ci facesse un vero piano di restauro ambientale anche per quanto riguarda le coste, noi sicuramente riusciremmo ad avere un ambiente gradevole e possiamo pensare veramente di attingere, perché adesso la qualità del turismo è cambiata molto. Non sono più quelli che vogliono venire a stravaccarsi ai bordi di una piscina, è gente che vuole entrare in connessione con la popolazione locale, vuole conoscere le tradizioni, vuole vedere i nostri colori. Sapete, Cesare Pavese, che è stato confinato qui, ha scritto che i colori come sono qui lui non li ha mai visti da nessuna parte. Questi colori forti sono i colori della Magna Grecia e noi dobbiamo essere orgogliosi.
fermate qui perché mi farebbe piacere che voi vi affacciaste. Io mi affaccio. In quanto da qui abbiamo il Monte San Pietro di cui vi parlavo prima e questo che avete di fronte, che è detto anche Monte Tre Pizzi, da qui non si individuano bene perché non abbiamo la visuale giusta, ma altrimenti c'è, si chiama Tre Pizzi perché ha tre picchi, sì. Da qui riusciamo a vedere anche il paese di Antonimina, vedete il paese di Antonimina, e poi è difficile da qui spiegarvelo, però Antonimina è un paese che è nato sulle rive di un altro lago, perché davanti ad Antonimina c'era un altro lago, tant'è vero che la fiumara di Antonimina, vedete lì c'è una strettoia, si chiama Ostritto, perché lì una volta la terra era unita e tratteneva le acque, e vedete anche lì ci sono le argille. Però la cosa che vi volevo far notare di più, vedete questa platea di roccia che c'è qui alla base, se magari se vi distribuite riuscite a vederla. Basta non mi gettate a mezzo le cose. Questa platea di roccia, da questa angolazione, io vi invito a considerare che questa roccia era unita alla roccia che avete di fronte, mentre adesso attualmente la fiumara passa attraverso quella gola, si chiamano le gole del San Paolo, perché la fiumara si chiama San Paolo fino ad arrivare a questa roccia, dopodiché prende la denominazione di fiumara Gerace. Allora, che cosa c'è qui dal punto di vista geologico? Una cosa molto particolare. Quella pietra che vedete di fronte, che è a picco bianca, si chiama pietra della morte ed è costituita da un masso di calcare, a differenza di tutto ciò che vedete qui intorno, che invece sono rocce sedimentari, arenaria, non ha niente a che fare con il calcare. Allora, che cosa è successo e perché l'acqua è riuscita ad erodere la roccia e a stappare? Perché lì dove l'arenaria si univa con il calcare, sapete, il calcare è una roccia che si scioglie molto facilmente. Allora in quel punto è riuscita a fare breccia e nel momento in cui è stappato ha fatto questo grande letto di fiumara. Questo è successo successivamente al deflusso di cui vi parlavo prima. Allora, l'altra cosa che vi volevo far notare è che quella corona di montagne che vi dicevo è una corona che ci protegge dai venti gelidi che vengono dalla zona tirrenica, per cui fa di questa della Locride, di questa fetta della Locride, fa un paesaggio che, oltre ad essere straordinario dal punto di vista naturalistico, è un posto straordinario anche perché si determina dal punto di vista della biodiversità una serie di fattori che fanno crescere qui alcune piante con una esuberanza diversa invece da posti in cui sono battuti dal vento freddo. E allora, se vi guardate intorno, io vi inviterei qualche volta, se avete modo, fate anche in macchina, salite sulla dorsale Aspromontana. Sapete che la dorsale Aspromontana una volta si chiamava la via grande d'Aspromonte perché era l'unica via di collegamento che c'era tra Reggio e le serre. Nelle marine non esistevano strade perché le marine erano paludose anche per effetto di quel discorso che abbiamo, si creavano di acqua salmastra che ha portato la malaria. Tant'è vero che noi, sapete che noi calabresi abbiamo nel nostro DNA l'anemia mediterranea, tant'è vero che bisogna fare attenzione quando ci si sposa, perché se due persone sono tutte e due portatori sani di anemia mediterranea hanno un 50% di probabilità che i figli possano nascere malati da morbo di Kuwait. Per cui questo è un retaggio che noi abbiamo grazie anche alla malaria che esisteva sulle marine, per cui le uniche strade che c'erano erano strade di montagna e noi, a differenza di quello che noi crediamo, la nostra civiltà non è una civiltà che è venuta dal mare. La nostra civiltà è una civiltà che è venuta dalla montagna. Vi ricordate prima vi ho parlato di Monte Mutolo?
Montemutolo è una volgarizzazione di Vitulo, che a sua volta ha dato il nome a Italo. Re Italo era un re pastore del Neolitico che ha regnato su queste terre ed è stato un re talmente saggio che è riuscito a dare il nome all'Italia. Tant'è vero che il nome Italia è partito da qui. Noi ci chiama per il primo nucleo di terre che si chiamava Italia, era questo nucleo, per effetto della presenza di questo re pastore che è stato un re saggio. E pensate, senza mezzi di comunicazione, è riuscito ad essere saggio, ad essere conosciuto e ad essere apprezzato, ed è riuscito ad avere un'influenza eccezionale su tutto il territorio. La nostra origine è un'origine pastorale, noi non siamo marinari, noi abbiamo avuto l'apporto dei coloni greci quando sono arrivati, abbiamo conosciuto, la nostra civiltà è scesa dalle montagne, non è salita. Il discorso che i borghi di collina si sono formati, sì è vero, si sono formati in un secondo momento, sono stati rimpopolati per effetto del fatto che la gente scappava dalle marine per le incursioni piratesche, però i borghi esistevano già. Ad esempio Antonimina, il primo nucleo di Antonimina si chiama Terrata, e sapete perché? Le terrate che cosa sono? Le terrate sono i ricoveri delle bestie, degli animali, perché le terrate venivano fatte per proteggere gli animali sia dalla pioggia e sia dalle intemperie. E addirittura vi dico una cosa, esiste un solo esempio che io conosca nella nostra zona di terrate fatte con muri a secco, ed è nella fiumara di... nella fiumara Menti, nei pressi di Polsi, ed è una cosa è bellissima. Io mi entusiasmo perché penso a un'architettura fatta ad arcate, fatta in pietra a secco, per riparare gli animali. Adesso le terrate le fanno, ma le fanno con strumenti molto più, le fanno con legno, mettono delle tettoie, poi le ricoprono di terra, perché lo spessore della terra consente di avere il fresco d'estate e il caldo d'inverno. Per cui io vi prego di apprezzare questo che avete intorno, perché è una cosa straordinaria vedere, guardare il territorio, saperlo leggere. C'è un posto che si, vedete, quella si chiama Rocca San Mauro, quella roccia, vedete dove ci sono quelle antenne? In direzione c'è quella roccia bianca, che quella si chiama Rocca San Mauro. Rocca San Mauro è un posto dove le arenarie sono state modellate dagli agenti atmosferici e ci sono delle grotte che sono state anche abitate anticamente. È un posto straordinario, ma noi basta che ci guardiamo intorno, abbiamo, guardate, Antonimina c'ha due fiumare che la incorniciano. La fiumara Micò da questa parte, e sulla fiumara Micò esiste un ponte in pietra a campata unica, che è un ponte di impianto alto medievale, però l'avevano già fatto prima i romani, perché utilizzavano questa strada per andare nelle fortificazioni di Bragatorto. Negli ultimi mesi è stato scavato a Bragatorto uno dei forti magnogreci più importanti, più imponenti che ci fossero, e i romani utilizzavano questa strada per andare sia verso le fortificazioni di Bragatorto e sia verso le colonie di Vibo, che si chiamava Medma, Iponion, Rosarno. Allora, e poi dall'altra parte c'è un'altra fiumara, si chiama Cortaglia. La fiumara Cortaglia è una fiumara che è una vera e propria incisione nelle rocce, e io faccio un percorso di trekking acquatico in estate, è una cosa straordinaria. Si fa un giro percorrendo una vecchia strada, un'antica strada che si chiama a strada e coda, dopodiché si scende sulla fiumara e da lì si fa un percorso, e alla fine finisce con un bellissimo bagno in un laghetto che si chiama Ovasalo da Conca. Qui c'è il mio amico che fa parte dell'associazione Boschetto Fiorito di Antonimina, con il quale abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione, e sa che io sono innamorato del territorio di Antonimina, ma non solo di Antonimina, sono innamorato della Calabria, ci sono tornato dopo essere stato emigrato volontariamente e ho voluto che i miei figli nascessero qui. Vi legge Beatrice un altro passo di questo nostro conterraneo Paolo Cinanni, che scrive una cosa molto particolare, che vi richiama a un rituale quasi tribale.
Quando mia madre mi mise alla luce, alle 4 di pomeriggio del 25 gennaio 1916, festa della conversione di San Paolo, non ebbe dubbi di darmi quel nome, di osservare scrupolosamente 3 giorni di digiuno e di far celebrare in parrocchia la prima messa in onore del santo. Fece la sua parte anche mio padre. Raccolse di persona, soldo a soldo, le 5 lire della messa, chiedendo l'elemosina, come voleva la regola e la devozione. Era l'atto di umiltà voluto al mio paese perché il neonato acquistasse compiutamente la virtù di San Paolaro. La virtù che gli conferiva il potere di farsi ubbidire dalle serpi, così come appunto secondo la leggenda era capitato a San Paolo. Dalle nostre parti tutti avevano paura delle serpi, temevano che facessero male sia agli uomini che agli animali. Tutti cercavano di tenersi amico un San Paolaro, che poteva cacciarle via o al contrario mandarti in casa un aspide o uno scorsone e insidiare quindi la tranquillità della tua famiglia. Così i San Paolari ricevevano cospicui regali. Al tempo della trebbiatura giravano per le aie con una cassetta legata al collo e in essa tenevano una serpe a cui potevano comandare di farti del male. Essi salutavano soltanto la gente che lavorava e il padrone si affrettava a offrire loro un bicchiere di vino buono e una misura colma di grano che la sera avrebbe portato lui stesso alla loro casa. Così avveniva presso i frantoi al momento della molitura delle olive e tutti davano una misura di olio. Nessuno si rifiutava e fare il San Paolaro era diventato tanto lucroso che attirava persino le brame di disonesti che San Paolari non erano, ma toglievano i denti alle serpi che portavano nella cassetta perché non potessero più mordere e inoculare il loro veleno. C'era un altro adempimento da compiere da parte del San Paolaro fanciullo. La prima volta che incontrava una serpe, egli doveva mettere la sua virtù alla prova, pronunciando la formula di rito. In nome di Dio e di San Paolo e di me che mi chiamo Paolo, fermati. Egli doveva così fermarla, chinarsi e prenderla in mano. La serpe, per la prima volta soltanto, doveva morderlo alla mano stessa, fra l'indice e il pollice. Era il segno dell'acquisita virtù. Ciò valeva per tutti i tipi di serpi, salvo che la vipera, che si era ribellata anche a San Paolo. Oh,
Sette vicino a guardare. E pensiero nostro. I piatti di plastica dopo averli usati vanno lavati e buttati nella plastica. Vanno lavati e buttati nella plastica. Sentite dire, se la mangiavano tutte. Ma non basta. No, basta, basta. Ma non riesce a tenere in mano che brucia. La mia carta carta mi piace. No, no, ma tenete le mani, davi il tavolo è 70 metri. Piatti dove c'è la fontana vanno sciacquati e buttati dove c'è il mastello della plastica. Brucia però è bello. Brucia, diciamo Nicola, mettetelo da là. Ma no, appoggiavano sul tavolo. E mangiano così. No, hanno in piedi lo da pustaccio. Brodo, brodo. Tutto brodo, dove metti? Tu vuoi Enzo, vuoi? Vuole, messi in rame per così questo qua c'è per scolare un poco Nicola, è troppo prodotta. Ciccio, passami una cucchiarina. Paolo già, che dice? Come? Già mangiala. Complimenti. Complimenti. Complimenti a me come ho avuto l'idea. Posso prendere? Aspettate, Ah, ma non puoi. Complimenti. Complimenti veramente. Complimenti alla capra. La mia stamattina che... Che bontà, la bontà. Ah.